Nell'episodio 16, ovvero l'ultimo episodio della prima parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, abbiamo l'inizio della fine, l'inizio del Ragnarok. I piani segreti vengono a galla e alcuni eventi ci lasciano con il fiato sospeso. Ha inizio la vendetta, il contrattacco di Marley. Ciao a tutti, io sono Slab e vi do il benvenuto in questa spiegazione e analisi dell'episodio 16 della quarta season di AOT. Prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi, qualora non l'aveste ancora fatto, se poi il canale non vi piace vi potete disiscrivere, a lasciare un mi piacino e a commentare. Infine, prima di iniziare col botto, vi ricordo che è già stata annunciata la seconda parte della quarta stagione, in uscita durante il prossimo inverno, ovvero tra dicembre 2021 e gennaio 2022. L'episodio si apre successivamente al colpo di scena dello scorso episodio. Zeke si è fatto praticamente saltare in aria, Levi è stato catapultato via e ormai Zeke, quel barbone, per citare il nostro caro Levi, è in fin di vita. E proprio mentre sta meditando riguardo ai suoi ultimi momenti, ecco qui che vede una figura femminile, una bambina con un secchio in mano. E a questo punto dal bosco esce un gigante che si squarcia il ventre, prende Zeke e lo pone al suo interno. Cosa vuol dire tutto ciò? Ovviamente non ve lo dico, ma sono sicuro che chi è in pari col manga avrà adorato questa scena. Dopo la sigla vediamo la situazione che è in atto a Shiganshina. I soldati di Paradis in particolare vengono fasciati al braccio con delle bende di vario colore. Abbiamo la benda nera, abbiamo poi la benda rossa e la benda bianca. Quella bianca rappresenta gli jägeristi, mentre quella rossa, detta di Pixis, rappresenta quei soldati che sono obbligati, insomma, a obbedire, perché hanno bevuto il liquido spinale di Zeke. In tutto ciò vediamo che Mikasa, Armin, Jean, Connie, anche Nicolò e la famiglia di Sasha sono stati incarcerati, sono tenuti nella prigione sotterranea. Ed è proprio qui che arrivano Ilina e Oyanko Pon. Ilina o Elena, insomma, spiega qui il piano di Zeke, il piano dell'etaunasia. Il piano di Zeke, che già avevamo visto nello scorso episodio, è quello di impedire, insomma, a tutti gli Eldiani di riprodursi, di fare figli. In questo modo non si salverebbero solo gli Eldiani, non si salverebbe solo Eldia, ma sarebbe salvo tutto il mondo. A questo punto Jean fa notare subito il punto debole di questa teoria, ovvero di questo piano, cioè il fatto che alla fine sull'isola rimarrebbero solo vecchi e nessuno a quel punto li proteggerebbe dall'essere invasi, dall'essere sopraffatti del tutto. Ma Ilina spiega che se l'unico potere rimanente sarà quello del gigante fondatore, beh, c'è sempre la marcia dei colossali a impedire ciò. Armin scoppia in lacrime, dicendo che non pensava che un piano così potesse venire in mente a qualcuno, un piano così nobile. Ma è mentre che loro parlano che accade qualcosa di inaspettato. Vediamo infatti Peak che si è intrufolata tra i soldati, tra le fila dei soldati di Paradis, e che coglie alla sorpresa Eren. Abbiamo quindi il confronto tra Eren, Peak, ma anche con Gabi. I tre si trovano infatti in questa sala, in questa stanza dove prima era stata trattenuta Gabi. Qui Peak fa il trabocchetto ad Eren e dice: guarda, io ti dico dove sono i nemici, in questo modo ti puoi fidare di me, vieni con me sul tetto. Peak fa dunque finta di essere dalla parte di Eren, di appoggiare il suo piano per sconfiggere Marley. E qui Gabi è colta totalmente alla sprovvista, tant'è che i suoi occhi tremano, è quasi in preda dalle lacrime. L'identità di Peak viene quindi rivelata all'esercito, che avverte Ilina, che insomma si appresta a salire sul tetto insieme ad Eren, Peak e Gabi, ed è proprio qui che c'è il colpo di scena. Eren chiede dove sono i nemici, Peak si gira e lo indica. A questo punto Galliard, che noi abbiamo già visto in una delle scene precedenti in mezzo ai soldati, si trasforma nel titano mascella, sbuca fuori quindi dal tetto, insomma distrugge il pavimento e morde Eren, praticamente gli stacca le gambe. Eren ovviamente era già pronto con la trasformazione, quindi si trasforma con una scena incredibile, ragazzi, le animazioni sono pazzesche, mamma mia. Ma è qui che a questo punto, insomma, Gabi si rende conto che in realtà non li stavano tradendo e Peak dice: guarda in alto, ed è qui che dalle nuvole scendono alcuni dirigibili di Marley con a bordo, insomma, ovviamente il comandante Magath e Reiner. Eren guarda anche lui i dirigibili, sa che su quei dirigibili si trova anche Reiner e dice: ti aspetto. Ed è così
che si conclude la quarta season, la prima parte della quarta season dell'Attacco dei Giganti. Abbiamo proprio la fine di un ciclo, è iniziato a Marley con Eren che attacca appunto Marley e finisce con Marley che attacca Paradis. L'episodio 17 quindi uscirà in inverno e io non vedo l'ora di vedere quella parte, perché quella parte, ragazzi, sarà una cosa incredibile. E soprattutto Mappa adesso ha tutto il tempo di animare ciò che accadrà in modo superbo. Quindi, davvero, fiducia in Mappa che ha fatto un ottimo lavoro per questa stagione. Non vedo l'ora di vedere la prossima parte. Anche il trailer che ci viene mostrato a fine episodio è molto molto interessante, insomma. Ci viene mostrata infatti la ragazza col secchio che noi abbiamo visto all'inizio di questo episodio. E le scritte sono abbastanza emblematiche, quando dicono a te che hai aspettato 2000 anni, e poi vediamo questi, insomma, frammenti triangolari o più che altro a forma di rombo con le varie immagini di ciò che è successo finora nella serie. E alla fine di questo piccolo teaser trailer vediamo anche un albero enorme e una figura maschile davanti ad esso. Insomma, questo episodio è stato una bomba e ha concluso questa prima parte in modo egregio, collegandosi in modo perfetto poi a quella che è anche un po' la di mitologia nordica. Abbiamo l'inizio del crepuscolo, abbiamo l'inizio del Ragnarok in questo episodio, della battaglia finale, non lo so, della parte finale sicuramente, perché la prossima parte sarà sicuramente l'ultima. E anche alla fine con la preview con l'Yggdrasil, con l'albero cosmico enorme che ci viene mostrato, questo albero bianco, insomma, con la figura maschile davanti, è veramente, veramente molto, molto interessante. Fatemi sapere voi cosa ne avete pensato di questo episodio, ma non solo, fatemi sapere cosa ne avete pensato di questa prima parte della quarta stagione. Secondo me è stata ottima e io venerdì mi inizio il mio rewatch in italiano, col doppiaggio italiano. È stato un viaggio assurdo e se devo essere sincero, mi sembra ieri, che insomma era il 7 dicembre o l'8 dicembre, quando era che è iniziata questa quarta season. È incredibile, siamo già a fine marzo, è già finita questa prima parte. Tra una settimana esce il 139, il capitolo finale del manga. Ragazzi, sta finendo, non ci credo, guarda, no, io vi giuro non ci credo, però è davvero tanta tanta roba. In generale, non ho parole. Fortunatamente l'anime finirà poi alla fine tra un annetto circa, quindi abbiamo ancora un po' di carne al fuoco, vedremo ancora qualcosa e questo mi lascia veramente, non lo so, felice, contento. Prima di concludere questo video sulla prima parte della quarta season di AOT, voglio condividere con voi la mia playlist, la mia serie Mitologia Titanica. Nei video di questa playlist in particolare andremo appunto a parlare della mitologia norrena collegata in Attack on Titan. Il primo video è già uscito e i prossimi sono in fase di scrittura. Quindi se siete curiosi, se volete saperne di più sulle fonti che si nascondono dietro l'Attacco dei Giganti, vi consiglio di andarci a dare un'occhiata. Inoltre, ultima cosa, qui non posso fare troppi spoiler, vi consiglio di seguire la pagina Kaonashi su Instagram. È una rivista online alla quale ho collaborato e non posso dire nient'altro. Uscirà domani, ovvero il 31, e io vi invito davvero caldamente a darci un'occhiata. E già che andate su Instagram, se volete seguire anche me, mi trovate come The Slabs. Detto ciò, questa era la spiegazione e l'analisi dell'episodio, che è stata difficile da fare per non ricadere in spoiler, ma spero che ce l'abbiamo fatta. E detto ciò, noi ci vediamo come sempre alla prossima.